che in questi contesti dove magari la gente ti rivede, Tosca di nuovo a Sanremo, di qua di là, che molti, io ci parlo, no, ovviamente in questo festival, eccetera, mi dicono, ma no, Tosca, ma Tosca è quella che aveva vinto con Ron, eccetera, eccetera. Si ricordano questo momento pop, no? Però per chi ovviamente poi si è addentrato poi nella sua vita, cioè molti lo sanno già di questa trasformazione, diciamo, della canzone comunque multietnica popolare, con nuove collaborazioni, molti lo iniziano a capire che comunque tu hai un nuovo repertorio. Beh, io ho il mio pubblico, ringraziando Dio, il mio zoccolo duro, della nicchia di cui io sono fiera, che la nicchia, come dicevo, è quella che non me ne vogliano. No, anzi, Mara si mette la linea per quello che dico, perché se fanno un mazzo tanto. però diciamo che, come ho detto prima, è una scelta. Io, la gente che mi segue viene a vedere tutti i concerti, anzi, devo dire che è anche stimolante, perché delle volte mi diverto io stessa a scherzarmi con questo nuovo disco che ho fatto con questo Cuore e Mezza. Ero un po' preoccupata, perché sono passata da quasi 15 anni di world music a una sensazione di grande intimità con delle canzoni del repertorio del mondo, ma adattate in italiano, cose italiane adattate in portoghese, un'altra follia. Infatti, ogni tanto dico, secondo me tra un po' mi mena, basta. Perché invece per me, siccome è, io mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio adesso è Spotify. Sì. Io mi metto sul disco e ascolto cose del mondo. E arrivano delle sorprese. Arrivano delle cose meravigliose dove io scopro degli artisti. Che ogni tanto le posto. Che io sempre so tutti i problemi di Spotify, però su ogni cosa io sono sempre per andare avanti. Certo. Quindi, certo, bisogna tarare le cose. Ma poi è una scoperta fantastica. iTunes, io da ragazzina andavo alla discoteca con le piloni a mettervi i dischi, cioè renditi conto della fortuna che abbiamo. Ma tutto questo porta che, nonostante noi abbiamo il mondo qui, ci giriamo e ci mettiamo in un cuneo di cose che in qualche maniera ci rassicurano, cioè che tutto il mainstream ci codifica, ci rassicura, e noi giriamo la testa. Ma è come dire che io guardo lì e guardo là. È come se ci ipnotizzassero verso una direzione, quando invece c'è tutto uno spettro da seguire. C'è fanno musica in qualche maniera diversa, preziosa. Sicuramente più difficile, non dico che... Però bisognerebbe aprirlo, questo varco, bisognerebbe aprirlo, perché perlomeno tu consenti alle persone di scegliere e non di avere una cultura musicale indotta, ma di scelta, e poi magari rifiutarla, dire non mi piace, ma conoscerla. Invece oggi la musica si consuma, ma non si ascolta. Ed ecco perché pochi secondi si consuma. Ma non si può fare, è proprio l'antitesi delle cose. È destinato a finire. Io me lo auguro, infatti quando Amadeus ti ha scelto, che noi eravamo felicissimi di questa cosa, noi volevamo sperare che tu portassi proprio questo messaggio, perché io vorrei che ci fosse un po' di dedicazione da questo punto di vista, anche all'ascolto. È vero. Lì bisogna fare tutte le, secondo me, politiche culturali, e la prima cosa è quella di dare ai ragazzi rispetto per se stessi e per quello che fanno, di non in qualche maniera accettare compromessi che non possono sostenere. Parliamo di talent. Sì, certo. Io non sono contro il talent, ma sono contro l'uso che se ne fa qua del talent. Certo, in modo in cui viene macellata la musica. Sì, perché il talent potrebbe essere una finestra immediata per far conoscere delle meraviglie, perché noi abbiamo delle meraviglie. Per far conoscere tante nicchie, delle meraviglie dei ragazzi di 20-25 anni che scrivono delle cose meravigliose. Abbiamo ascoltato Piscina Pasolini, sì, tra l'altro. Ma se tu purtroppo metti queste persone che hanno bisogno di tempo in un frullatore che ha bisogno di velocità, sono due cose che non possono andare insieme. Diventa un crash. Quindi non può essere, la musica non può essere una questa cosa purtroppo è quella che agisce. Cioè non possiamo essere in mano di sponsor, deve essere il contrario. È tutto nel posto sbagliato. Quindi è un sistema che io non
io però comunque non ci credo più a questo sistema. Comunque stai lottando per cambiare le cose, è vero? Sì, lottando, sto facendo quello che reputo giusto per me, ma soprattutto se non si rispetta la musica giovane, non rispettiamo noi stessi, perché il futuro sono loro. Certo, io ho dato. Certo. No, tu stai ancora bene. Però non posso fare quello che oggi un ragazzo di 20 anni con la sua testa, con il suo cuore, con il suo DNA può darmi. L'ho fatto già. Certo. E ho speso quasi 15 anni della mia vita a lottare più per questo che non per... Delle volte loro che lavorano con me mi dicono... Cioè, mi sta molto a cuore, perché io alla Pasolini li vivo, li amo. Sono molto, molto migliori di noi. E abbiamo lasciato loro un'eredità orrenda. Dovremmo vergognarci dell'eredità che siamo. Quindi, davvero, stiamo ad ascoltarli, stiamo a, come una riserva preziosa. Stiamo attenti, bisogna stare attenti. Perché poi arrivano le sardine. È e occhio che arriveranno anche là. Occhio, e ci sta bene. Sono d'accordo. E allora, perché molti ti chiederanno, ma cosa pensa Tiziana Tosca Donati dei generi diversi messi tutti insieme? Cioè? No, nel senso che proprio, cioè, i generi mescolati in un contesto così festivaliero, cioè comunque per comunque dare un qualcosa a quello che è un pubblico delle volte anche, come dire, molto verace, ma che magari non va a ascoltare troppo, no? Quindi non solo il pubblico di Rai 1, piuttosto che magari va a sentire un po' di tradizione, poi magari sente la trap, poi magari sente il rap, poi dopodiché sente magari un artista che torna dopo tanti anni, oppure sente un brano dedicato a madre, cioè un brano dedicato a un figlio, cioè un brano dedicato a un nipote, portato da Belù. Insomma, tante cose, tante cose. Quindi... Che cosa senti? Esatto. La sincerità. Guarda, questo io l'ho vissuto sulla mia pelle. Sai qual è il mio cavallo di battaglia? Questo è interessante. Una canzone che si intitola da Romania a Romania. Ah, allora, le persone non capiscono nulla. Perché comunque in inglese. Ma è talmente forte quello che viene dalla pancia di quella cosa che è stata scritta da un signore che si chiama Aaron Lebedoff nel 1920. Quindi stiamo parlando di 100 anni fa. Io ho la gente che salta e balla in sala. Questo per dirti che non c'è una regola, c'è la sincerità culturale. Io devo dirti che non ho sentito niente, sono sincera. Però da quello che mi dicono c'è una varietà di cose, ma perché? È un festival della canzone. Certo, giusto che sia e così. Quindi è giusto che sia così. Assolutamente. Se no diventa un festival bar. Non più televisione, non la guardo tanto. No, è vero, è vero. No, ma io lo dico perché effettivamente, visto che comunque io sono molto amante ovviamente della musica che stai seguendo tu, della ricercatezza vocale, delle coesioni polifoniche, dell'utilizzo di tradizioni. Io sono così. Ecco, poi magari ieri parlavo con questa ragazza deliziosa che si chiama Elodie. Sì, è vero. E lei mi raccontava delle sue cose. Lei è quella. Certo. Poi c'era Ricky. Sì, altro, sì. Sono delle veramente delle delizie, proprio è bello vedere questa tranquillità, semplicità, come ti parlano, sì, no, perché mi sono fatto il mio software, che faccio? Poi dopo c'è Claudia Aragona, Levante, c'era Irene, c'era Diodato, e ognuno è suo. Sì, loro si sono creati il loro mondo, vero? Però voglio dire, la canzone non deve essere omologata, un artista non si deve mai omologare, l'artista deve essere se stesso, anzi al limite disomologarsi. Sì. Quindi fare un festival omologato, cioè tutto uguale, non sai che significa che hai sentito una sola canzone dall'inizio alla fine. Personalità, rischiamo. Adesso sono talebana, no, arpa e voce, rischiamo. Wow.
rischiamo, ragazzi, non abbiamo niente da perdere. Letto armonico e canto armonico, lo vediamo anche noi, insomma, fantastico. Allora, ultima domanda e poi andiamo avanti con Sanremo, ti lasciamo andare. Dopo Sanremo, il tuo dopo Sanremo, le tue prossime martedì occasioni sono live. Quindi. Esatto. Dopo Sanremo sono là, perché adesso questi 20 giorni, un mese di frullatore, che io ho dovuto correre. Ne sono consapevole. Quindi riprendo subito, ho dovuto spostare le date del tour italiano perché mi sono entrate delle date promozionali all'estero. Adesso uscirà il disco in Brasile, uscirà il disco in Portogallo e in Francia, quindi devo promozionare lì. Un'altra cosa molto bella, che per Scaramanzia siccome non è ancora, però è là, no, e quindi diciamo, ho dovuto spostare perché questa richiesta da parte dell'estero è talmente importante che non ho potuto, e soprattutto l'ho fatto per rispetto per il pubblico, perché avrei fatto uno spettacolo non pensato, non ponderato. Io devo lavorare con Gio Barbieri, devo lavorare con Massimo, devo lavorare per metterlo su, e non avevo il tempo necessario. Quindi le date italiane ripartono da maggio. Perfetto, benissimo. Allora io direi che posso ringraziare veramente tantissimo. Chiudo. No, benedico, certo. No, facciamo un ultimo saluto e la ringraziamo Tosca per essere stata con noi a fare music.it. Grazie per questa chiacchierata. Grazie a te. Sei stata carinissima. Chiudiamo con la nostra battuta, anzi lo faccio fare a lei. Devi dare un suono. Basta aspettare che finisca. Esatto.